Buonasera Londra, arriva per chiunque si allena il momento in cui Crom, il grande padre, chiede ai suoi guerrieri qual è il segreto dell'acciaio. Non t'ho mai pregato prima d'ora. Non saprei come farlo. Nessuno, neanche tu, ricorderai se eravamo uomini buoni o cattivi, perché abbiamo combattuto o perché siamo morti. No, ciò che conta è solo che due si sono battuti contro molti. Ecco cosa è importante. Tu ammiri il coraggio, Crom. Quindi accogli la mia unica richiesta. Fa sì che mi vendichi. Voi che cosa rispondete? Noi vi diciamo la nostra. Allora, per prima cosa, prima che partano le polemiche come al solito, tu sei un secco di merda, ci avete ragione, io non vengo dal bodybuilding, non parlo per esperienza personale in questo ambito, io vengo da un altro sport dove comunque ho raggiunto determinati gradi sportivi che mi hanno permesso di prendere il titolo di maestro di sport. Nel bodybuilding ho dei collaboratori che hanno gareggiato e portano degli atleti sul palco. Abbiamo poi dei collaboratori che fanno gare di powerlifting, di calisthenics, quindi per quanto riguarda l'allenamento dei sovraccarichi, ma non solo, abbiamo come team Invictus una certa esperienza. E quello che vi voglio portare oggi è l'essenziale dell'allenamento, perché passano gli anni, ambienti diversi, ma poi togli togli, scava scava, alla fine che cos'è che rimane? La seconda premessa di base è che non è che tutti i campioni fanno come vi stiamo per dire noi, anzi la maggior parte dei campioni hanno un allenamento molto molto istintivo in cui caricano come dei cavalli, si spaccano e riescono a ottenere dei risultati che magari una programmazione li avrebbe fermati prima. Questo soprattutto nel bodybuilding, dove la programmazione è quasi assente paragonata agli altri sport. Se andiamo a vedere su 100 atleti che vincono quanti programmano, è ovvio che il cedimento, l'autogestione del proprio allenamento e di tutto il resto prevale. Tuttavia, avendo a che fare sia con persone dotate che salgono sul palco, sia anche con un vasto pubblico di persone che studiano, lavorano e hanno una genetica nella norma, riusciamo a capire generalmente, non per il campione, ma per il 99% di chi ci ascolta, qual è la direzione migliore da fare. Qual è il segreto dell'acciaio per l'allenamento, compreso il bodybuilding, il powerlifting e quello che volete voi. Partiamo dicendo che la fisiologia dell'essere umano è sempre la stessa. Se guardiamo tutte, ma proprio tutte le programmazioni sportive seguono un principio fondamentale, ovvero il nostro corpo ha determinate abilità, determinate capacità e normalmente che cosa si fa? Si fa un periodo in cui si aumenta il volume allenante per abituare la capacità del corpo a sopportare il lavoro e mano a mano che ci si avvicina alla gara, al palco, alla spiaggia, a quello che volete voi, si riduce il volume a favore dell'intensità. Provate a aumentare volume e intensità assieme. Se siete dei novizi non ci sono problemi, se siete degli intermedi incominciano a esserci, se siete degli avanzati è pura follia. Altrimenti ognuno migliorerebbe tutto, saremmo tutti Hulk e non ci sarebbero problemi. È una coperta corta, il volume serve per creare le basi del nostro castello, della nostra piramide, poi mano a mano lo restringiamo per poter salire in modo verticale. È questa l'idea mentale che vorrei darvi. Quindi creiamo una base che poi viene ristretta e si sale con l'intensità, perché è l'intensità alla fine che ti fa fare il salto di qualità. Ma senza una preparazione sul volume, andare subito sull'intensità ti fa stallare e ti fa fare il botto. Questo è il segreto dell'acciaio. Fine inizia e si conclude così, non c'è altro. Possiamo vederlo poi nel pratico, perché un conto è dirlo, un altro conto è farlo. Allora, non è che voi dovete migliorare nel volume in tutto. I parametri allenanti che noi abbiamo a disposizione sono volume, intensità, densità.
Il volume è quante ripetizioni per serie facciamo, l'intensità è il carico che solleviamo e la densità quanto lavoro facciamo nel tempo. Vediamo come questi tre parametri in realtà si ricollegano l'uno all'altro, non ce n'è uno migliore o uno peggiore. Tutti e tre sono utili per aumentarci globalmente la nostra performance. Nel bodybuilding possiamo parlare di performance, nel calisthenics anche, ma assolutamente anche nel bodybuilding. Bodybuilding natural è governato dalla performance, che non deve essere alzare più carico, ma deve essere, per rompere l'omeostasi della persona, riuscire a dargli qualche stimolo in più. Quello stimolo in più è una migliore performance. Quando voi programmate, non dovete cercare di aumentare in tutti gli esercizi. Anche qua dipende dal livello, ma è il modo più facile, arrivati a un certo punto, per fare il botto. Aumenterete in questa settimana questo esercizio qua, la settimana dopo magari vi concentrerete sempre sullo stesso o cercherete di migliorarne qualcun altro. È la goccia che rompe la pietra. Non possiamo pensare che quello che funzionava quando eravamo dei principianti funziona quando siamo degli intermedi o degli avanzati. Mano a mano le progressioni si faranno sempre più piccole. Noi, per semplificare, anche perché tutta la programmazione l'abbiamo messa in 12 ore della nostra certificazione, quindi non posso mettere 12 ore in un filmato di 5-7 minuti, quello che durerà. Vediamo soltanto in un esercizio, per esempio le dip alle parallele. Ammettiamo che il nostro stimolo allenante ora nelle dip alle parallele sono 4 serie per 8 ripetizioni. Uno schema che un novizio magari fa fatica, ma già un intermedio dovrebbe riuscire a completare abbastanza facilmente. Abbiamo il nostro 4x8 che siamo riusciti a concludere con un discreto margine. Se siamo arrivati già alla morte con il 4x8, la settimana dopo non cercheremo di aumentare. Piuttosto ci prenderemo 2, 3, 4 settimane per consolidare quell'esercizio e quando non sarà così impossibile da raggiungere cercheremo di migliorare i parametri. Ma diciamo che il nostro 4x8 lo chiudiamo con 2 ripetizioni, una ripetizione di margine in tutte le serie. Il recupero è di 1,5 minuti e vediamo che poi anche questo sarà fondamentale. Allora, io voglio migliorare e che cosa faccio? Come prima cosa, la settimana seguente, al posto che fare un 4x8, posso cercare di fare un 5x8. Perché non un 4x9? Perché aumentare le ripetizioni ti fa stallare molto ma molto più facilmente rispetto ad aumentare le serie. Concentratevi inizialmente sulle serie e non sulle ripetizioni. Vedrete che se riuscite a fare bene il vostro 4x8, anche il 5x8 non sarà impossibile e addirittura dopo 2 settimane riuscirete a fare un 6x8. È importante nella programmazione non partire subito al limite, ma darsi sempre un po' di margine per poter di settimana in settimana migliorare. Arrivati al nostro 6x8, in cui incomincia a essere abbastanza impegnativo, cosa facciamo? Aumentiamo ancora le serie? Sì, potremmo farlo, potremmo arrivare a 7x8, 8x8, 9x8, 10x8, ma rischiamo di creare troppo volume che va a vuoto. Il volume deve essere sempre allenante, quindi non dobbiamo diventare dei mostri nel volume per sacrificare gli altri parametri. Ci deve essere sempre un buon rapporto tra volume, intensità e densità. Arrivati a un 6x8 abbiamo 2 scelte. Possiamo far intervenire la densità o possiamo sacrificare il nostro volume per l'intensità. Nel primo caso, sulla densità, chiudavamo un 6x8 con 1,30 minuti di recupero. Possiamo la settimana dopo fare un 6x8 con 1,25 minuti e poi magari con 1 minuto. Il lavoro che stiamo facendo è sempre lo stesso, ma siccome riusciamo a concluderlo prima, stiamo migliorando fisicamente. La densità è molto spesso, soprattutto nella letteratura scientifica, un parametro sacrificato, meno importante, ma in realtà anche lei ci aiuta tantissimo nella programmazione. È troppo cercare di fare una ripetizione, una serie in più? Prova a diminuire i recuperi. Se non vogliamo prendere questa strada, abbiamo altre 2 opzioni. Possiamo ritornare a fare 4 serie per 8, magari con 5 kg di sovraccarico, oppure possiamo fare
4 serie, non più per 8, per 9 o per 10. In questo caso abbiamo sacrificato il volume e abbiamo aumentato le ripetizioni o abbiamo aumentato il sovraccarico. Vanno bene tutti e due. Come vedete, con delle progressioni del genere, per cui magari arriviamo di nuovo a fare un 6x8 con 5 kg di sovraccarico, possiamo questa volta ripartire da capo, magari utilizzando un nuovo schema. Non dobbiamo avere fretta. Aumentare il volume e poi diminuirlo, anche dimezzarlo, ci permette magari di continuare ad allenarci inserendo delle settimane di scarico. Ci sono in molti schemi che arrivi a fare 8 serie e a un certo punto le scali e torni a 4. Se siete abituati a fare il vostro allenamento in un'ora e mezza e poi quando ritornate indietro lo fate in 45 minuti, quel 45 minuti diventano uno scarico attivo. Ovviamente questo era un esempio che va letto nel contesto della scheda, ma ci richiederebbe molto ma molto più tempo per poterlo leggere, perché magari non facciamo soltanto le dip, ma facciamo anche le distensioni sopra la testa, facciamo anche la panca piana, le croci, eccetera eccetera. Il mio consiglio, per ricapitolare, è questo: volete fare il salto di qualità, prendetevi tempo e pensate alle progressioni. Queste progressioni devono partire da un allenamento che sia facile e via via nel tempo diventa sempre più impegnativo. Non partite troppo forti, sennò dopo 2-3 settimane già fate il botto. Non cercate di aumentare tutto, potete aumentare un esercizio alla volta per gruppo muscolare, e ricordatevi sempre che molto spesso per cercare di aumentare un parametro ne dovete sacrificare un altro. Io per esempio potrei mantenere il mio 6x8 e passare addirittura a un 6x8 con 5 kg di sovraccarico, ma aggiungendo da 1 minuto e 30 di recupero a 3 minuti. Ho sacrificato la densità a favore dell'intensità. Mano a mano che sperimenterete queste cose, mi raccomando, segnatevele, vi accorgete quando fate il botto, quando la progressione è stata troppo facile o troppo dura. Mi raccomando, non utilizzate programmi astrusi, perché se voi pensate di colpire quel muscolo in quella direzione, di fare quella tecnica di intensità, va benissimo. Se siete dei professionisti, soprattutto se vi dopate, che ben venga, ma se siete natural, se volete progredire nel tempo, quella è la strada peggiore. Esercizietti, cavetti, esercizi strani, benissimo per dare delle sensazioni, ma il muscolo risponde allo stimolo meccanico, che è il fattore più importante, allo stress metabolico ed infine al danno muscolare. Signori, il segreto dell'acciaio è tutto qua, e la cosa più bella è che funziona nel powerlifting, nel calisthenics e nel natural bodybuilding. Spero che questo video vi abbia dato degli spunti. Se volete scrivere le vostre progressioni o avete dei dubbi, scriveteli nei commenti, iscrivetevi con la campanella al nostro canale e, che dire, ricordiamoci che Chrome ci guarda. Fuoco e vento provengono dal cielo, dagli dèi del cielo. Ma è Chrome il tuo dio, Chrome che vive nella terra. Un tempo i giganti vivevano nella terra, Conan. E nell'oscurità del caos mistificarono Chrome e gli sottrassero il mistero dell'acciaio. Chrome si adirò e la terra tremò. E fuoco e vento abbatterono quei giganti e scagliarono i loro corpi nelle acque. Ma nel loro furore gli dèi si dimenticarono del segreto dell'acciaio e lo lasciarono sul campo di battaglia. E noi che lo trovammo non siamo che uomini. Né dèi, né giganti. Solo uomini. E il segreto dell'acciaio ha sempre portato con sé un mistero. Devi impararne il valore, Conan. Devi impararne la disciplina. Perché di nessuno al mondo ti puoi fidare. Né uomini, né donne, né bestie. Di questo solo ti puoi fidare.